Ciao ragazze, nuovissimo video. In questo video vi volevo fare vedere i prodotti preferiti del periodo, del momento, diciamo, più del momento che del periodo. Sono prodotti make-up e ho due libri da inserire in questo video, perché come avete visto dal libro dei preferiti precedenti del mese di ottobre, stavo finendo un libro e successivamente, nei 4 giorni di ponte che ci sono stati a ora a novembre, ne ho finito un altro. E quindi ho detto, siccome mi sono piaciuti tutti e due questi libri, li inserisco in questo video dei video dei preferiti del momento. Direi di iniziare subito dai libri, così almeno se non vi interessa questa parte la saltate e andate direttamente al prodotto di make up. Allora, come libri ho finito questo qua, che avete visto anche nel video precedente dei prodotti preferiti di ottobre, che se non l'avete visto ve lo lascio giù nell'info box, così almeno andate a vedere quel video e vedete almeno i prodottini che mi sono piaciuti in quel mese. Questo libro è stato molto bello, appassionante, è un fantasy, un romanzo fantasy, che parla di questa ragazza che entra in questo mondo, ma non vi dico più di tanto, perché così almeno se lo volete leggere lo andate a leggere. È un libro che si chiama I cieli di Tabula, come avete visto dalla copertina. È praticamente un libro che se non leggete, cioè che se leggete continuereste a leggere, quindi dalla prima pagina vorrete andare sicuramente avanti, e a me ha dato il desiderio di continuare a leggere, a leggere, a leggere per vedere come andava a finire la storia. In realtà questo libro l'ho iniziato a leggere a giugno, però tra una cosa e un'altra non sono mai riuscita a portarlo alla fine, e adesso che avevo comunque un po' più di tempo ho detto lo leggo, lo finisco di leggere, e niente, praticamente in giro di un mese, comunque un mesetto, sono riuscita a leggerlo, anche perché è un bel mattone. Sono, vi dico subito, 503 pagine. E adesso ne sto cominciando a leggere un altro, che ho finito il primo capitolo, che sono altre 500 e passa pagine. Sì, i libri belli grossi mi piacciono, anche perché mi durano un bel po', e nel tempo posso comunque leggere altri libri nel frattempo che li finisco. L'altro libro che ho finito di leggere è del mio autore preferito, e si chiama Bianca come il latte e rosa come il sangue, è di Alessandro D'Avenia. E niente, questo libro in giro di 3 giorni l'ho finito, perché comunque è bello scorrevole, mi piace come scrive, è una bella scrittura, molto, che si capisce molto come autore. Sono poche pagine, sono con i ringraziamenti 254, è comunque piccino, e questo libro è molto bello, e a chi piace D'Avenia può non comprarlo, ma sicuramente lo avrete letto prima di me, perché io comunque lui l'ho scoperto tardi. E ho altri libri, ho gli altri 3 libri suoi da leggere, ho Ciò che inferno non è, e Ogni storia d'amore, Ogni filo ha la sua storia d'amore, una storia del genere ancora da leggere suo. Questo l'ho finito ed è un romanzo davvero molto bello, di questo ragazzo che fa di tutto per avere il suo sogno, anche se poi alla fine capisce che il suo sogno era un altro, e comunque fa di tutto per salvare il suo sogno. Comunque dovete leggerlo, ho fatto un discorso intricato che forse non avrete capito, però comunque ve lo consiglio, andatelo a leggere perché è davvero un bel libro. E suo ho già letto L'arte di essere fragile, che avevo visto sul canale di Margherita Savelli, che ringrazio di avermi fatto scoprire Alessandro D'Avenia, perché è stato grazie a lei che ho scoperto quest'autore e me ne sono innamorata. E questi erano 2 libri preferiti di questo momento. Gli altri prodotti sono di make up che ho preferito in questo momento. Comincio dalla base viso. Per quanto riguarda la base viso, sto adorando le Love Color Intensify di Essence, perché è veramente un'ottima base, mi fa durare veramente tantissimo gli ombretti. Una base l'ho già finita,
lo vedrete prossimamente nel video dei prodotti finiti, ma tra un bel po', perché ne ho già registrato un altro che vi caricherò ora a metà novembre, e quindi questa base qua finirà nell'altro video di dicembre dei prodotti finiti. È davvero un'ottima base per gli ombretti, mi fa durare veramente tanto gli ombretti e ne intensifica il colore. Per quanto riguarda ancora la base viso, sto adorando il Fit Me di Maybelline. Questo qua è il Matte Plus Poreless per pelli normali a grasse, anche se io ho una pelle normale tendenzialmente secca. Comunque questo fondotinta con l'enamorazione 110 con una buona skin care sotto non mi va ulteriormente a seccare la pelle, quindi super super adorato. E l'ultimo prodotto per la base viso che mi sta piacendo tanto è questo blush di Wycon, è anche quello che ho su ed è il numero 205, che sta anche con un bel bucone. Volevo farvi i video dei prodotti bucati, ma non ho veramente tanti prodotti bucati, ho soltanto questo blush e un'altra cosina bucata, però non mi sembra il caso di farvi il video per due prodotti, e quindi lo manderò più là se avrò prodotti finiti, prodotti bucati. Comunque questo qui è questo colore che ho qui io oggi sulle guance, si nota anche bene, questo rosa malva che mi piace veramente tanto, mi piace anche come mi sta. Gli ultimi prodotti sono per gli altri prodotti sono per gli occhi e sono tre matite. Una è la Botanical Color Eye Pencil di Yves Rocher, questa qui nella colorazione 09 Blue Paradise, ed è questo blu bellissimo che adoro veramente. Poi l'altra matita è della Dermacol ed è la numero 1, e questa qui di questo azzurro veramente bello e dura anche veramente tantissimo. E l'ultima matita è di Essence, è la numero 26 Beach Bum, che avete visto nel video di L'OVS della Essence, che ve la lascio sempre il video, il link del video giù nell'info box, così potete andarlo a vedere senza andarlo a ricercare sul canale. E la matita, la colorazione è questa, e anche questa qui devo dire che è super morbida, non mi va a fare arrossire gli occhi ed è dura, ottima, e dura veramente tanto, anche perché per 1,90€ molto buono. C'è sempre da provare quella nera. Per gli occhi sto adorando il mascara, questo qua è di Maybelline, è il Total Temptation, che sto adorando davvero tanto, e allo scovolino scusate, allo scovolino fatto così, e mi va veramente ad allungare ed incurvare le ciglia in un modo pazzesco. Infatti mi sa che prossimamente su un ordine notino andrò a ricomprare questo, il Fit Me di Maybelline, anche perché lo trovo a 5,90 Fit Me, e quindi mi sembra un'ottima qualità a prezzo, e quando farò l'ordine mi riprenderò lui e mi riprenderò il Fit Me perché lo pago meno. Per gli occhi un prodotto che sto adorando è anche questo ombretto che ho su oggi, ed è un ombretto di Nabla che avevo preso mille miliardi di anni fa, che se me lo ricordo vi lascio giù il link del video all'haul di Nabla che avevo fatto ai tempi, mi pare l'anno scorso addirittura. Non avevo mai usato questo ombretto perché quando poi andai a swatcharlo sulla mano non mi piaceva più. È Water Dream, la cosa positiva di Nabla che non testa sugli animali. Il colore è questo, sono brillantini puri, sto praticamente divorando ultimamente, non so perché non mi era piaciuto sbocciandolo. Questi giorni l'ho ritirato fuori perché l'ho ritrovato nella mia postazione make up, perché ogni tanto vado e ritiro fuori qualche prodotto per fare comunque ruotare e provare, perché ci sono tanti prodotti che magari non ho testato per bene, e devo dire che questo ombretto è un po' difficile da togliere perché comunque sempre un po' di brillantini vi rimangono,
Però devo dire che è luce pura, ha un effetto bagnato favoloso e infatti mi sa che vorrò fare un ordine Nabla per comprare qualche altro ombrettino del genere. E niente, anche se gli ombretti ora non sono molto comodi, sono più comode le palette, perché comunque quando uno va a fare un viaggio si porta una palette che ha veramente tutti gli ombretti che gli servono e via, è a posto. Mentre con gli ombretti magari mono, se ne devi portare via 5.000, sono un po' più ingombranti, perché magari ti basterebbe una palette per tutti i colori, ci fai tutto, mentre con questi ti serve un colore, un altro colore, quindi sono in più proporzione ingombranti di una palette. Comunque, super fantastico. E gli ultimi due prodotti sono due rossetti, quindi due prodotti labbra, e sono due nude, uno e tutti e due di Kiko. Allora, uno è della collezione Smart ed è il numero 404 di questa linea qua nera che penso sia permanente. E il colore è questo nude bellissimo perché ha l'effetto bagnato e sulle labbra è veramente confortevole e anche idratante, perché anche se metto questo senza burro cacao me le va veramente a idratare tantissimo. E niente, super consigliato. È pagato poi anche poco, 1,90 euro giù di lì. E l'altro che è di una collezione che non so se è entrata nella collezione permanente o era soltanto un'edizione limitata, quando l'ho preso io ho preso questo e altri due colori. Questo qua nude che mi piace nel periodo è il Velvet Passion, sono, ed è il numero 302, ve lo faccio vedere. Ed è questo nude qua che è molto simile all'altro, ma questo è matte a differenza di quell'altro. E gli altri due colori che ho preso sempre in questa collezione, che sono della Velvet Passion, sono il 304 e il 307. Il 304 è questo e il 307 è questo. Comunque tutti i colori molto simili. E niente, quando mi ci trovai, siccome erano in offerta, le presi tutte e tre. Non so comunque se ci sono sempre in negozio oppure è un'edizione limitata. Se lo sapete, lasciatemi giù un commentino nei commenti, perché così almeno quando vado a spulciare magari qualche altro colore me lo prendo. Niente ragazzi, questi erano i preferiti del momento. Spero che i miei video vi piacciono. Se così, lasciatemi un pollice in su, un commentino, che comunque mi fa sempre piacere. E se volete vedere qualche video in particolare, scrivetemi un messaggino giù nei messaggi, che comunque mi fa sempre piacere andare a leggere. E prossimamente vedrete qualche video make-up. Riuscirò a parlare? Questa qui è la mia missione del 2018, fine 2018, riuscire a parlare nei video, eppure è una cosa che faccio quasi quotidianamente video e tutte le volte mi impappino. Però vabbè, rimanete connessi sul canale per non perdervi questi video make-up. Ciao!